Se André Citroën fosse ancora vivo, sarebbe sicuramente soddisfatto della piega che stanno prendendo gli avvenimenti. Infatti dal gruppo PSA è nato il marchio DS, che ricorda e risale a quella che era la DS degli anni 55. Le Citroën infatti sono sempre state delle auto originali, geniali, hanno cominciato con la più nota che era la trazione avant, poi la due cavalli e quindi quella DS degli anni 50 che ha fatto la storia del mondo Citroën. Oggi DS5 è l'ammiraglia che deve guardare al futuro, quindi ibrida ma diesel, ma comoda ma bella, e andiamola a vedere insieme. Però osservare oggi la DS5, ammiraglia dai tratti somatici decisamente insoliti, apre un mondo nuovo. Oggi infatti la nuova ammiraglia si propone come vettura alto di gamma, ma si compra a partire da poco più di 30.000 euro ed è lo specchio di un modo di vivere a bordo improntato ad una grande originalità. E offre non solo un considerevole bagaglio di aiuti elettronici, comuni peraltro a tutta la produzione più recente, ma anche un modo di vivere a bordo improntato ad una originalità che certamente non lascia indifferenti. Può piacere oppure suscitare perplessità, la si ama o la si odia, però indubbiamente già al primo colpo d'occhio si vede che non è per tutti. Pretende dunque a buon diritto un posto nel mercato delle vetture premium, mercato che in Italia rappresenta il 10% dei volumi ma consente di raggiungere margini prossimi al 50%. Un'ipotesi che merita di essere approfondita e a cui i fatti sembrano dare ragione. Dal 2010 sono state vendute 550.000 DS in tutto il mondo, infatti, di cui 36.000 sul mercato italiano. Punta di diamante di una gamma costituita oggi da DS 3, 4 e 5 prepara l'offensiva che verrà sferrata tra il 2018 e il 2020, con l'arrivo di 6 nuovi modelli che traghetteranno definitivamente il nuovo marchio nell'Olimpo del pianeta auto. In parallelo ai modelli nuovi poi anche la proposta di vendita, oggi ancora in comune con la rete commerciale Citroën, ma il primo DS Store è stato già aperto a Milano, presto ne seguirà un secondo a Roma e quindi altri a completare una nuova rete. Intanto oggi per la 5 è stata arricchita la gamma motori, con un benzina 1.600 HP nelle varianti da 165 o 210 cavalli, mentre i diesel Blue HD, in cui sono presenti sia un 1.600 con 120 cavalli sia un 2 litri declinato nelle potenze di 150 o 180 cavalli, con quest'ultimo abbinato solamente alla trasmissione automatica EAT6, il nuovo cambio automatico con convertitore di coppia di seconda generazione, preferito al doppia frizione soprattutto per il minor peso a fronte di uguale rapidità e fluidità di funzionamento. A queste si affiancano i 200 cavalli della versione hybrid, in cui il motore termico muove le ruote anteriori e alla potenza elettrica resta il ruolo di trasmettere la coppia alle ruote posteriori, con emissioni di CO2 di soli 90 grammi per chilometro e un consumo medio di 3,5 litri per 100 km, insieme alle 4 modalità di funzionamento auto, ZEB, 4 ruote motrici e sport. All'interno il salotto buono dà il meglio di sé in un viaggio, ma il comfort dovuto alla cura con cui sono stati realizzati i sedili, vere e proprie poltrone, viene fuori anche con il prolungato uso quotidiano, quasi a dire, se sali non ti andrà più di scendere. Insomma, un'ammiraglia destinata ad incontrare consensi anche fra i giovani rampanti che la vorranno scegliere.